Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Silvia e oggi parliamo di prodotti finiti. Che novità! Ultimamente ho sganciato un video dietro l'altro sui prodotti finiti, ma finalmente parliamo dei prodotti finiti dell'ultimo periodo e non sono indietro di 5 mesi come l'altra volta. Sono quelli dell'ultimo periodo, addirittura di oggi. Prodotto super scoperta per me. Rituals. The Ritual of Mer, la mia linea preferita. Questo qui non mi ricordo dove l'avevo preso, se trovato da qualche chi, non mi ricordo. Ah sì, l'ho comprato. Penso nel calendario di giugno di Ritual, mi sembra. E poi comunque l'ho ricomprato poi subito in un video haul di Zalando che devo girare nei prossimi giorni e ho ricomprato altri prodotti sempre di questa linea. Buonissimo. Esce, non esce in schiuma, è in schiuma nel senso esce liquido ma a contatto con l'acqua fa una mousse. Ecco, non esce in mousse come i prodotti della Nivea o della Balea che io ho già preso, che esce direttamente dalla panna montata. No, spruzza. Spara una parte di sapone, sembra liquido normale, diventa panna montata a contatto con l'acqua. È buonissimo il profumo che a me ricorda la Coca-Cola. So che non sarà così sicuramente, probabilmente non è vero, forse la sento solo io la Coca-Cola qua dentro, però a me ricorda quel fantastico bagnoschiuma che io avevo la Coca-Cola di Sobioetic e non esiste più. E quindi mi sono comprata un altro per paura di rimanere senza. Buonissimo. Poi salviettine struccanti della Sien, queste le tenevo al lavoro, non male. No, la Sien non mi dispiace, devo dire, no, non mi dispiace, se non mi ricordo più c'è un marchio che è il mio preferito in assoluto e mi sembra che sia quello che trovo da Iperal, però buone, l'avevo lasciata al lavoro. Non deve essere nemmeno la prima che ho finito insomma, nelle ultime uscite, però vabbè. Infinito. Hey Cutie by Lolla. Stay Clean Fluffy Pink. Di, aspetta, non mi ricordo più, sì. Di Cosmify. Infinito, infinito, anche quando agitavo, anche adesso che sembra che c'è ancora dentro un po' qualcosa. Agitavi e non sentivi niente. Tu schiacciavi una valanga di schiuma, adesso sta valanga di schiuma non esce più, grazie a Dio, esce proprio, spruzza come le bolle di sapone adesso. Cioè, non so quanti anni, ci avrò da 2 anni, 3 anni, potrei averlo da 3 anni e non sarebbe la falsità, ecco. Quindi facciamo 2 anni e mezzo, non lo utilizzavo tutti i giorni, per carità, all'inizio solo sotto la doccia, dopo così, poi mi dimenticavo, poi ho dato precedenza ad altro, perché è giusto un detergente che fa con la schiuma, che dà l'idea comunque anche qua di panna montata, è un buon profumo, però ecco, è proprio per una pulizia semplice del viso dopo la giornata, dopo una giornata normale di lavoro, quando non ci si è truccati. Perché non strucca, non puoi dire usare solo questo per struccare gli occhi, ormai, beh, ormai lo sappiamo tutti che non è solo un detergente schiumogeno quello che ci aiuta a togliere il trucco dagli occhi, magari lo puoi usare come seconda passata dopo che hai già struccato la parte grossa, però ecco, io in genere se passo l'acqua, lo dischetto con l'acqua micellare, quella di Relastil che toglie la qualunque. Allora, vabbè, poi posso dare una sciacquata generale sul viso con questo, ma da solo, ecco, io in genere passerei ancora un altro step, magari un gel struccante dopo aver già struccato gli occhi, passerei con un altro lavaggio, ma non con questo. Quindi praticamente lo usavo la mattina per risciacquarmi il viso o la sera, vabbè, se non mi ero truccata. Però, boh, cioè, nel senso, ecco, non è usato per struccarsi. È un profumo talmente buono, comunque la pelle non tira, ecco, da questo punto di vista non ha effetti negativi, però
però non lo puoi usare per struccare gli occhi. Come ormai ho scoperto, nessun detergente è schiumogeno. L'occhio va struccato da solo, in modo particolare. Il trucco non viene tolto da queste schiume. Punto. Scrub, shampoo, scrub, Sunsilk. 1 minute. Scrub, shampoo detox per cute sensibili. Non vedevo l'ora di provare uno shampoo scrub. Appena è uscito questo nei supermercati, l'ho comprato al volo. In realtà ho ancora quello di Christophe Robin da provare. Non l'ho ancora provato, ma adesso ho finito lui, posso provare l'altro. Mi piaceva, sì. Non l'ho usato a tutti gli shampoo. L'ho usato una volta alla settimana perché poi ho paura che le piruline che rimangono attaccati. Quindi primo shampoo. Poi ho fatto il secondo shampoo e dopo balsamo o maschera, quindi comunque lo risciacquo con un altro tensiogeno, ecco, lo risciacquo dopo con un altro shampoo schiumogeno. Però non irrita la pelle assolutamente e mi ha dato l'idea di, sì, di averle pulite meglio. Ho avuto questa impressione. Non dico nel momento in cui li ho lavati, li ho asciugati, che vabbè, ti puoi sentire la cute leggera. No, nei giorni. Col passare dei giorni, non so, mi è sembrato che si sporcassero di meno. Non è scienza, è una pura impressione. Biocare, sapone antibatterico, questo qui, avocado e mandorla. Biocare, ne avevo comprati due o tre in stock un giorno in offerta da Tigotà. Sì, questo va bene, mi piace, con l'antibatterico lo uso sempre in bagno per le mani. Però questo buono. Ne ho un altro che ci sarà, penso, nei prossimi mesi perché non lo tolleravo più. Ho dovuto iniziare a usare questo perché stavo usando un altro al muschio e qualcos'altro, non so che odore fosse, intollerabile. Questo qui è un profumo abbastanza normale. No, questo è buono. Questo qua l'avocado è buono, l'avocado è mandorla. Ne ho preso un po' perché essendo antibatterico la parte di profumo ho voluto comunque che ci fosse un olio un po' a reidratare le mani. Questo qua è buono. C'è quell'altro che è un profumo intollerabile. Non so se comprerò questa marca per paura di trovare dei profumi impossibili. Allora, Sien Aroma Shower Cream, Sien Nature alla lavanda, un bagnoschiuma delicatissimo. Infatti è una leggera crema che non fa schiuma, è molto leggero, si sciacqua subito. Lo usavo la sera, quando facevo la doccia la sera solo per rinfrescarmi, solo lo usavo per conciliare il sonno, per rilassarmi, se avevo bisogno di. E quindi in genere lo usavo solo per il viso, perché è talmente delicato che vabbè, sul corpo non schiuma molto, quindi a volte l'impressione, io sono io fatta così, se non c'è schiuma ho l'impressione che non mi lavo, e allora se è troppo delicato io guai. Allora ho preferito usarlo in genere sul viso quando non avevo il detergente in doccia. L'ho usato più che altro quindi sul viso per pelli sensibili, in effetti, con oli essenziali, con lavanda, con i fiori, con estratto di fiori di lavanda e olio di jojoba. A me è piaciuto tantissimo. Perché ne parlo? Non parlo mai di dentifrici, anzi, no, ne ho un altro che ho finito, ma magari vado a prenderlo. Perché voglio parlare di questi dentifrici della Marvis, perché hanno degli aromi. Io forse già vi ho fatto vedere quello alla liquirizia e questo qui alla cannella. È buonissimo. Io ho ancora da provare quello all'anice. Comunque devo averne finito uno alla liquirizia, uno alla cannella. Cioè, ragazzi, a chi piacciono le cicche, non so se vi ricordate, le Brooklyn, a chi piacciono i chewing gum Brooklyn, alla liquirizia e alla cannella, sono le mie due preferite, ecco, tra tutte quelle. E questo,
cioè, ha quel sapore. E quando già la sera che tu non vedi l'ora di andare a letto, sei stanco, dici, ah, devo ancora lavare i denti, devo ancora lavare il viso. Insomma, cerchi sempre di utilizzare un prodotto che ti dà un piacere almeno a snasare, no? Almeno allo snaso. Ecco, è diventato un divertimento lavare i denti perché non vedevi l'ora di mangiarti la cicca della Brooklyn. Primo, invece, l'altro, i miei campioncini, perché mio padre anni fa dai rappresentanti era riempito di campioncini, era questo qua, il White Now della Mentadent, Care Correction Whitening, sì, quindi correzione, ma in realtà è fatta dal, adesso forse lo vedete un pochino, è un po' azzurro e un po' bianco. La parte bianca è dentifricio normale, poi c'è la parte azzurra che non è quel gel tipo, non so se avete visto, avete presente i Colgate, Colgate normali. Questo qui è la parte un po' abrasiva di questo dentifricio, quindi quando vi capita la parte blu è come se ci fosse una certa un po' di argilla, qualcosa. Questa parte colorata è di una densità diversa rispetto comunque al resto del dentifricio. E man mano che spazzoli si fonde e diventa azzurro tutto il dentifricio e fa una parte di abrasione che leggera, molto soft, che è quello che poi dà la finta idea di bianco nei denti, perché comunque l'azzurro, non so se avete notato che anche gli smacchiatori c'erano, aspetta, tipo il Vanish, sono mico più, sono sull'azzurro. Se quelli che dicono di rendere i capi sempre più bianchi hanno una parte di detersivo azzurro, è un detersivo, è una polvere detersiva questa che dà questa impressione di bianco poi sui denti. È una cavolata. Però non mi è dispiaciuto. Non è durato una settimana. Omniskin, mani, crema barriera e rigenerante. Il mammino ha la dermatite atopica e le mani in inverno sono sfasciate, letteralmente tagliate. Tagliate con le croste, con le cose, perché a scuola esagerano con sto lavaggio delle mani e questa mucchina. Il dermatologo ha scritto alle maestre di smetterla, di mettergli la mucchina sulle mani, perché purtroppo lui, cioè avendo la dermatite atopica, questa cosa qua non gli permette di rigenerarsi in tempo, non riesce a rigenerare la pelle in tempo e lui tutti gli inverni immancabilmente appena inizia la scuola si spacca le mani, poi peggiora durante l'inverno perché lui manco se l'asciuga bene. Ricominciamo in questo periodo in cui smette, fa anche caldo, smette di il vento, smette di far freddo, smette tutto, lui migliora, però se gli tocchi le mani è sempre carta vetrata. Allora, questa è l'unica crema che siamo arrivati a tollerare, me l'ha prescritta il dermatologo. Funziona. Funziona. Ogni tanto la uso anch'io, però ecco. Perché è una roba impressionante. Ultimo prodotto. Shawl. Era una novità, mi sembra, almeno lì qua dice nuovo, vabbè. Non sono sicura se non l'abbia ancora già provato veramente. Non sono sicura se l'ho provato o no. Io pensavo di averlo già provato, forse non questo qui alla lavanda. Da nuovo, mamma mia, allora io uso le creme del Dr. Scholl perché non sono buone. Ecco, secondo me per i talloni screpolati sono la cosa migliore perché hanno una sostanza all'interno della crema che fa una microabrasione. Tu pensi di spalmare la crema, ma intanto le fa anche lo scrub insieme. Quindi va bene, è uscita la lavanda, l'ho voluta provare subito. Allora, ho provato tanti tipi, penso di aver provato anche Shawl, ma non ho avuto questa impressione strana le altre volte.
Il calzale gigante, va bene, apprezzo. Apprezzo perché va bene per tutti i piedi. Però perde prodotto, nel senso che era tutto bagnato qui dentro, quindi le due buste di calzini non sapevo dove appoggiare perché grondavano il prodotto. Loro grondano, mi dà l'idea che sta uscendo da qualche parte, non lo so se si è disperso, se non si è disperso. Alla fine ho messo questi calzini che sono giganteschi, ho messo sopra un mio paio di calzini per tenerli fermi, anche perché è molto grossa anche la parte in alto sopra la caviglia. Ha uno scotch suo che serve a sigillare, però non si riusciva. Li ho sopportati a fatica, avevo paura che bagnassero i calzini, sono riuscita a tenerli su mezz'oretta. Qui dice 20 minuti, li ho tenuti in mezz'ora, giusto 20 minuti perché non ne potevo più. Avrei potuto tenerli anche un'ora perché il prodotto dentro era davvero tantissimo, infatti ne avevo poi un sacco sui piedi che ho massaggiato fino a metà caviglia. E sì, poi i piedi il giorno dopo erano belli idratati, avevo un sacco di pellicine, ecco perché l'ho voluto usare. E va benissimo, i piedi mi sembra che sono rimasti belli idratati, che sentivo l'olio di lavanda ancora fino alla sera dopo. Non li boccerei, non sono sicura. Li boccio per la quantità di prodotto, no. E mi è sembrato strano, però mi è sembrato quasi che si fosse disperso nella busta. Non so se sbaglio io, cioè in genere se trovi due sacchettini, non sapevo dove appoggiarli in camera per non sporcare tutto di olio di lavanda. È questo che non so se era un difetto nel sacchetto, anche perché comunque li ho presi, li ho usati quasi subito. Non so dire se è stato un difetto o no. O doveva essere così, non erano loro, non lo so, non lo so, non so se li utilizzerei per questa cosa qui che non sapevo dove appoggiarlo. Erano talmente bagnati che non sapevo appoggiarli. Mi sono dovuta lavare le mani perché piangevano gli occhi e mi dava fastidio, era quasi sabbioso poi sulle mani quell'olio lì dopo che ho toccato i calzini, quindi non lo so. Non lo so, forse ho provato di meglio, non mi ricordo più la marca, era venduta da DM, non so se era Scholl, però l'altro, non quello alla lavanda. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile, perché del resto è ciò che mi interessa di più. Io voglio dare la mia opinione per essere utile. E sì, le do in modo non richiesto, ovviamente, non è richiesta la cosa, quindi chi avrà piacere guarderà, se no, no. E va bene, niente, quindi se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, non dico sì, lasciatemi un like, ma io sono più interessata ai commenti. Sto facendo magari fatica a rispondere a tutti, sto facendo fatica a guardarvi tutti. Sto facendo fatica a commentarvi, sì, perché magari vi guardo in macchina mentre guido, cioè vi guardo, ascolto mentre guido e poi mi dimentico di commentare, magari me l'ho tenuta un appunto, ah sì, devo dire questa cosa e mi dimentico, quindi perdonatemi, recupererò. E niente, detto questo, io tengo molto a quando interagite con me, quindi. Se il video vi è piaciuto, direi sì, lasciatemi un like, ma io preferisco commentiate. Quindi, ci vediamo al prossimo video. Vi aspetto numerosi al prossimo video. Mi raccomando, per non perdervelo, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Un grosso bacione a tutti. Da Silvia.